nostro rientro, dopo l'esempio del lockdown di novembre, è andato forse un po' più a rilento, secondo me, rispetto a quello che c'è stato a maggio dell'anno scorso. Allora, in merito alla lotteria degli scontrini, noi ci stiamo attivando. Naturalmente le richieste sono tante, i nostri tecnici hanno una lunga fila di negozianti in attesa di potersi attivare. Lo faremo senz'altro, per il momento è un costo. Speriamo che però riporti questa cosa un po' di rientro a livello di persone che ci tengono a avere anche questa opportunità di vincita, diciamo. Veramente contenti perché abbiamo riscontrato una fidelizzazione di persone veramente affezionate a noi. La clientela che invece è un po' di passaggio, che sulla quale di solito si contava un po' nei weekend, questa c'è decisamente meno. Niente, siamo pronti. Ogni iniziativa che il governo fa per i commercianti la troviamo sempre valida. Sono iniziative innanzitutto senza spese per gli utenti, per i clienti. E chi è fortunato ha dei benefici. All'inizio siamo ancora abbastanza tranquilli, perché la gente la sta usando poco. Quando sentiranno la televisione ho vinto e si muoveranno in tanti. Quando si apre si lavora subito, non ho bisogno di inventarmi qualcosa di strano. Lotteria degli scontrini, noi siamo già operativi, già da quando abbiamo aperto a mezzogiorno, da martedì. Abbiamo già fatto qualche scontrino con la lotteria, bisogna inserire un codice, è una cosa molto semplice. Qualcuno non funzionava perché il codice non prendeva. Noi ci siamo, noi siamo operativi, se questo aiuta a far girare l'economia o quantomeno invogliare anche i clienti a partecipare a questo gioco, questo è d'altronde una lotteria come un'altra, perché non farlo? Adesso vedremo le nuove regole. Adesso pare che dalla fine di questo decreto, quindi dal 5 di marzo, sia previsto che anche nelle fasce arancioni e gialla qualcosa finalmente cambi per la nostra categoria. Cosa penso della lotteria degli scontrini? Che ci adegueremo, siamo in attesa di adeguarci. Non è un problema che minaccia il nostro lavoro, sicuramente, però sarebbe veramente, veramente riduttivo per uno che fa il mio lavoro essere scelto in base al fatto di essere adeguato o meno a questa cosa. Perché io non credo che un ristorante o un locale venga scelto per questo.